ragazzi, sono Alghisius e oggi riprendiamo con Mega Man Star Fox. Dobbiamo andare a salvare Gemini. A salvare Pat e a sconfiggere Gemini. Cambio di andare, giusto, sei in onda. Ah, due ce ne sono, non ne bastava uno, due. Ah, i miei amici, non temere, li troverò. Cosa devo cercare? Vediamo, quelli da questa parte c'era un tipo che lavorava alle buche. E l'altro, voglio dire, qualcosa sui Mettenas. Si legge Mettenas, non lo so. Ma questo è quello sui Mettenas. Qua ci sono i Mettenas. Forse qua l'amico. Sì, forse un fumo. Ah, wow, proprio così di botto. Grazie, ti devo la vita. E non l'ho trovato. L'ho trovato. Allora, cosa aveva a che fare con le buche? Seriamente, che aveva quello a che fare con le buche? Sei stato tu a salvarmi? Ah, ti sono così grato. Spero davvero che stiano bene. Non temere, dammi qualche indizio su cosa mi piace e lascia fare a me. Vediamo, quelli da questa parte credo adorino le stelle e gli altri. Lo smantellamento dei dispositivi elettronici. Quindi una delle stelle. Ah, qua c'è un. Wow! Grazie, ti devo la vita! E modestamente. Oh, dopo dove? Wow! Ok, li abbiamo trovati tutti forse, ragazzi. Stavo perdendo la speranza, ma mi hai salvato! Ok, venite tutti qui. Conto fino a tre. Uno, due, tre. I rifiuti sono stati spazzati via. Bene. Ne sono andati parecchi di qui in questa zona. Sarà perché c'è il boss dopo, eh. Prima si salva. Sarà molto duro. Molto duro, sì. Geo, ti prego smetti di fare così. Mi spiace, ma non possiamo farlo. Vero, Pat? I miei genitori mi hanno buttato via. Li odio. E l'unico modo per placare il mio odio è vendicarmi di loro. Pat! Per questo vogliamo la chiave di Andromeda che avete voi. Ho deciso, per ottenere la mia vendetta, di usare voi la vostra debolezza. No, non puoi dire sul serio. Ho parlato fin troppo. È ora di finirla. Preparati, Geo, arrivano. Eppure eravamo finalmente diventati amici. Mi spiace, Geo. Ah, due devo farne fuori, due? Ah, però i punti vita ce li ha solo l'altro. Perché i punti vita ce li ha solo Gemini Spark? Questa è da spiegare. Forse perché non voglio far male a Pat? Ragazzi, sarà durissimo perché la Star Force è di tipo acqua, loro sono tipo acqua. Sono stra svantaggiati. Dio. Wow, e quello è il colpo caricato. È così che fa. Quanto pare. Non voglio andare. E... facciamo così. No. Cosa fa? Maledetto te. Maledetto Pat che si mette in mezzo. Luca? No! No, era fuori dalla traiettoria, Gemini. Ho colpito Pat. Non mi odiare Pat per questo. È ancora buono che sei qui. Così si fa fuori un boss. Tutti la vita piena, in strasvantaggio tattico, 6.000 zeni di ricompensa. E così si fa fuori un boss. Non doveva finire così.
No, Parz, maledetto! Ah! Oh! Gemini, la sua brama di potere è stata la sua condanna. Io non volevo farlo, non volevo. Si è disciolto tutto. Qualche minuto dopo... Oh. Sempre il mouse. Oh. Dove... Ah, già, ho perso. Pat, o sei Ray? Sono Pat. Credo che Ray stia riposando. Credo abbia usato troppo il suo potere. Io non posso più vederti. Starti vicino mi fa soffrire troppo. Pat, sì? Ho una cosa da chiederti. Quando ho detto che mi fidavo di te, ero onesto. E tu? Io credevo che tu potessi capirmi, ma alla fine forse le cose sarebbero andate nella stessa maniera. L'amicizia e le persone, non so come essere amico degli altri. Per questo, per me, è facile tradire anche le persone più importanti. Anche me stesso. What? Cos'è questa musica qua strana? Taurus, Cinus, Arp, Libra, Upciuca, Gemini. Vi ho inviato come miei guerrieri e voi mi avete deluso miserabilmente. Ah, e anche fatto anche di peggio tradendomi. Sono davvero l'unico di cui posso fidarmi. Aspetta e vedrai, Redaxis, e anche tu piccolo terrestre. Io, Red FM, trasformerò personalmente la Terra in un pianeta di morte e disperazione, come ho fatto col pianeta M. Andromeda, concedimi ancora il tuo potere. Ma non hai la chiave! E io ho distrutto tutti i tuoi emissari. Una settimana dopo l'incidente di Gemini... A parte Libra, si intende. Lira, si intende. Una settimana dopo l'incidente di Gemini... Ehi, Geo, è un po' che non vieni a scuola. Sei ancora sconvolto per Pat? Così non va. Di questo passo non riuscirà a combattere. Se ci dovessero attaccare ora... Già, per quanto sarei giù di morale... Sì, uomo, e lasciati tutto alle spalle. Non hai idea di come stia, amica. Non sai come ci si sente ricevere una pugnalata alle spalle da un tuo amico. Pat mi ha tradito. Non mi fido più di nessuno ora. Sapevo che l'amicizia con qualcuno avrebbe avuto i suoi alti e bassi. Perché ho voluto avere amici? Ti sei sempre comportato come un eroe tragico. Per tutto questo tempo, indosso il tuo viso libero. Che c'è ora? Ascoltami bene, ragazzino. Ho combattuto al tuo fianco e credevo tu fossi diventato una persona migliore da quando siamo amici. Ma mi sbagliavo. Neanche un abitante di FM vorrebbe un ospite patetico come te. Mi spiace, ma me ne vado. Goditi il tuo tragico mondo. Che cosa? Te ne vai? Non puoi dire sul serio. Tu te ne vai? E? Eh? Tu che ne dici? Prima però voglio dirti un'altra cosa. Su questo pianeta accadrà qualcosa di brutto. Quando succederà, ti consiglio di trovarti un buon nascondiglio. Beh, ci vediamo, ragazzino. Ciao. Se n'è davvero andato? Mega. Perché? Perché succedono tutte a me? Geo? Ah, mia mamma. Ma sua mamma non si è mai accorta che parla da solo, sto qua. Posso entrare? Ci sono qui i tuoi amici. Sono molto preoccupati per te. Scusa, ma non mi va di vederli. Ah, è entrata Luna direttamente. Anche Buddha e anche Zack. Ehi, perché non vieni a scuola da una settimana? Vuoi farmi venire un colpo alla capa? E non sei solo, anche Pat non è venuto. Non vieni a scuola da una settimana. Non è che per caso voi due avete litigato? Più o meno. Non sono affari vostri. Scusate, ma potreste lasciarmi solo. Cosa? La tua assenza ha depresso la capa. Basta, Wood. Geo, non so cosa è successo, ma se possiamo fare qualcosa per te, ti aiuteremo. Aiutatemi tornandovene a casa e lasciandomi in pace. Ma siamo venuti a trovarti! Almeno potresti dirci cosa c'è che non va. Non ho niente da dirvi. Non dovete preoccuparvi per me. Siamo brother o no? Non dovremmo aiutarci in momenti difficili come questo? Ha ragione. Eh? Geo e la capa sono brother.
Quando è successo? E perché con un tipo simile? Scusate. Arriva qualcuno. Quella voce l'ho già sentita prima o d'ora. Chi è che è? Sonia? Ah, c'è anche Sonia proprio. Come stai, Luna? Oh, Sonia, quanto tempo. Qualcosa mi dici che non sei qui per caso. Già. Sono qui perché io e Jay siamo brother. Ma cosa... Devo star sognando? Sonia Strum da Geo? E lei e la K parlano come due vecchie amiche? E Sonia è brother di Geo? Ah, non ci capisco più niente. Geo, ho visto Mega volare via proprio ora. È successo qualcosa? Se n'è andato via, da solo. Abbiamo chiuso. E se dovessi incontrarli da solo? Presto, andiamo a cercarlo. Sentite, tornate tutti a casa. E d'ora in poi lasciatemi solo. Andate ora, vi prego. Credo che dovremmo andarcene, già. Bud, Zack, andiamo. Sì. Sì, signorina. No, anzi, stavo pensando, ragazzi, stop qua, quindi se il video vi è piaciuto lasciate un commento, mettete mi piace, iscrivetevi, e noi ci vediamo nel prossimo video. Bella, ragazzi. Lanciaglielo. Ti prego, lanciaglielo. Che cavolo? Wow! Epico! È volato via! Questa cosa era epica.